Che dirette maldestre. Che dirette maldestre. Sì, questa è la tecnica per l'addizione, per imparare a dire bene le parole, ma questa è un'altra storia. Sono molto contento di stare con voi oggi che qui da Tor Vergata stiamo trasmettendo per il canale Tenerife World EU per raccontare il viaggiatore del mondo. Vorrei farvi vedere un personaggio che qualche anno fa l'ho intervistato. Bellissimo nome, Argenziano. Dice Argenziano, ma chi è? È un pensionato che a un certo punto se n'è andato a Tenerife. Allora, io adesso vado sul portale Tenerife World EU, Sergio Argenziano a Tenerife. Vediamo l'intervista di 10 minuti. Eccoli, eccoci qua, guarda che è bellissimo. Allora, lo lascio così, avvio e poi ne parliamo dopo il video. Buonasera a tutti quanti, oggi a Che Cosa è Tenerife, Francesco Gallori intervista un amico che è venuto a vivere da poco qui a Tenerife. Lo faccio presentare da solo. Sergio Argenziano. Perfetto. Sergio è uno dei tanti pensionati che è venuto qui a Tenerife a riniziare una nuova vita e vorrei lui che ci raccontasse tu come hai scoperto Tenerife. Ero scoperto tramite un collega che me ne ha parlato tanto di Tenerife. E ho fatto un biglietto di 15 giorni e sono venuto le ultime due settimane di maggio. Il posto mi è piaciuto tantissimo. Prima di partire, l'ultima settimana, sono riuscito ad ottenere un contratto d'affitto ad un appartamento. Fantastico. E sono rimasto ultra contento perché i primi 10 giorni sono stati in inferno, ero proprio disperato. Non sapevo perché come non riuscivo a trovare. Non trovava qualche cosa. Sicuramente. Benissimo. Senti, Sergio, adesso a distanza, quanti mesi sono che sei qua? Un mese e 20 giorni, 25 giorni. Fantastico. Dalla pausa, quando hai trovato prima l'appartamento, poi sei dovuto tornare in Italia. Sono tornato in Italia, ho fatto il mio presso l'ufficio, presso l'anagrafe centrale, l'ho fatto gli ultimi giorni perché altrimenti non avrei potuto richiedere nessun tipo di documento. Perché facendo il NIE, cioè la dichiarazione del cambio di domicilio qui a Tenerife, non potevo più richiedere i certificati italiani e di conseguenza sono partito con questo che si chiama NIE e sono venuto qua e ho preso possesso di quella casa, di questa casa, sì, la prima casa, perché prima poi casa. Qui a Tenerife può succedere di tutto e di più. È successo che al limite la cosa era assurda. Io ho pagato da giugno fino a agosto per mantenermi la casa, altrimenti non l'avrebbero affittata a loro volta. E dopo 10 giorni che sono entrato nell'appartamento, il proprietario mi dice: ma perché non te ne vai? Perché tu porti donne, perché tu porti amici, perché te lo senti? Sai, no, cioè, non che io me ne vado, voglio andarmene via, io me ne vado, io stanno perfetto. E a fine mese me ne sono andato, ho trovato un altro appartamento qui alla Scaglietta che sono e siamo proprio nel vario della Scaglietta, è una delle parti che personalmente mi piace di più perché non è turistica, è proprio di persone che vivono qui a Tenerife. Eccoci qua, Argenziano, è fantastico, un pensionato che parte dall'Italia e sbaraglia tutti e si integra anche con delle difficoltà. Vedere questa persona che si dà da fare tantissimo, fantastico Argenziano,
è una persona meravigliosa, perché lui, io l'ho conosciuto, è arrivato sull'isola, anzi mi contattò attraverso Tenerife World, e lì poi nacque anche un'amicizia, andavamo in bici insieme e facevamo un sacco di attività insieme. Ok, oggi è stata una puntata fantastica raccontando il nuovo portale Tenerife World, e ci vediamo alla prossima. Ciao!